Il 27 gennaio scorso, come sapete, si è commemorato e ricordato il giorno della memoria. Domani, 7 febbraio, giovedì alle 10:45, nella palestra Veledda di Bedonia, è previsto un incontro con i ragazzi della scuola media e media superiore. Si terrà la proiezione di un film di Anna Frank sul tema dei deportati, seguirà la discussione con gli studenti sul tema della deportazione e poi sarà presente a questo momento importante il presidente dell'associazione ex deportati, Giampaolo Cantoni. Cambiamo argomento, tre date, tre sedi prestigiose, tre importanti platee per il romanzo Le verità inattese del maggiore dei carabinieri Giuseppe Marletta. Ebbene, questo romanzo, la presentazione di questo ultimo libro del capitano dei carabinieri di Borgotaro, approda proprio nel capoluogo della Valtaro. L'appuntamento è fissato per sabato 16 alle ore 17 presso la sala della comunità montana. Ma intanto sentiamo il resoconto di questi tre momenti molto importanti che sono avvenuti appunto nei giorni scorsi. Tre date, tre sedi prestigiose e tre importanti platee per dare il benvenuto al romanzo Le verità inattese di Giuseppe Marletta. Il 21 gennaio a Palazzo Marini alla Camera dei Deputati nel cuore di Roma. Il 24 gennaio presso la sede di rappresentanza della provincia regionale di Siracusa e il 26 gennaio presso la Casa Museo Luigi Capuana a Mineo in provincia di Catania. Uscito il 21 gennaio, l'opera vanta già riconoscimenti in virtù del suo valore, quali i gratuiti patrocini del Comune di Mineo, dell'Assessorato alle politiche culturali, del Centro Storico di Roma Capitale e della Provincia Regionale di Siracusa. Ad accogliere queste ricche pagine di letteratura contemporanea che ci riportano alle nostre origini nel contesto storico tra gli anni 60 e la prima metà degli anni 70, un folto e attento pubblico tra autorità locali, amici e colleghi dell'autore accorsi anche da lontano, lettori che già hanno avuto modo di apprezzare il primo romanzo di Marlette e di tanti altri libri pubblicati dalla casa editrice Edizioni C'era una volta, rappresentanti della stampa nonché un noto produttore cinematografico interessato al romanzo. Per il battesimo del libro, la casa editrice ha scelto la prestigiosa sede della Camera dei Deputati, dove l'evento è stato introdotto con il giuramento di un carabiniere in onore all'autore maggiore dei carabinieri e ad alcuni protagonisti del romanzo che si troveranno coinvolti nelle indagini di un giallo all'interno di un'appassionante storia d'amore, filo conduttore dell'opera e delle verità inattese da cui prende il titolo. In tutte le presentazioni, l'autore si è dimostrato entusiasta per l'impegno della casa editrice che ha consentito di dar luce al romanzo in meno di 3 mesi dall'invio del manoscritto, ispirato dalla volontà di dare un giusto tributo all'arma e alla Sicilia, descrivendone personaggi, valori, tradizioni e luoghi di ambientazione. A Siracusa, Michele Mangiafico, presidente del Consiglio della provincia, ha ringraziato l'autore per la sua opera che restituisce al territorio siracusano il suo valore storico, culturale e artistico, con la precisa descrizione dei monumenti e dei luoghi più belli. A Mineo invece il sindaco Giuseppe Castagna, nel ricostruire velocemente il rapporto di antica data con l'autore, ha elogiato lo splendido modo con cui ha tratteggiato personaggi, usi e costumi di un'epoca ormai definitivamente trascorsa, ma che ha lasciato un segno importante nella comunità. In tutte le presentazioni si è respirata umanità, da quella dei personaggi tratteggiati dall'autore, da quella dei partecipanti intervenuti per condividere l'emozione dell'autore al suo secondo romanzo, con entusiasmo e voglia di leggerlo subito, tutto d'un fiato. Non poteva mancare inoltre il saluto commovente della vedova di Claudio Dallara, amico dell'autore prematuramente scomparso, al quale il libro è dedicato. L'ultima presentazione è stata un vero e proprio ritorno al passato, culminato nell'intervento della bambina Angioletta, rappresentata in copertina e oggi donna, che ha ricordato come la scuola fosse stata una stupenda avventura che unì ragazzi dalle provenienti più disparate, accomunati dalla volontà di studiare ed affermarsi nella vita. L'autore ha concluso che tra i messaggi del libro vi è anche la volontà di far capire alle nuove generazioni che per affermarsi nella vita occorre molto impegno e grande volontà e che la famiglia, la scuola, le istituzioni rappresentano i baluardi certi e insuperabili che consentono di acquisire valori positivi della vita necessari per guardare con fiducia al futuro, come ben rappresentato nel romanzo dai caratteri dei due protagonisti, Giulia e Andrea. Il gruppo Guide Ambientali Escursionistiche delle Valli del Taro e del Cen organizza un'altra escursione con le ciaspole dal Prato Grande al Monte Bue domenica prossima, 10 febbraio. L'escursione questa volta ha come meta la vetta del Monte Bue di 1770 metri, la montagna che divide la Val d'Aveto dalla Val Ceno. La prenotazione è obbligatoria entro sabato 9.
Conduzione sarà effettuata da Emanuele Mazzadi e Antonio Mortali. Per informazioni e prenotazioni chiamate il 333 4555 208 oppure 339 7843 072. Ed ora eccoci alla pagina dedicata allo sport, questa sera basket sia femminile che maschile. Risultati alterni, quelli ottenuti nel fine settimana dalle formazioni della Valtarese Pallacanestro. Le ragazze del coach della Pina hanno ben figurato contro la più quotata formazione bolognese del Misura 6, riuscendo ad imporsi 68-55 dopo una gara bella e combattuta. Per le bianco-blu si tratta del secondo successo casalingo consecutivo che permette alle borgotaresi di staccare il gruppo a quota 6 e posizionarsi quindi in solitaria a quota 8 all'ottavo posto in classifica. E dire che all'inizio le nostre beniamine non erano state in grado di fermare l'attacco bolognese, tant'è che il primo quarto vedeva le ospiti terminare avanti di 8 lunghezze. Nel secondo parziale invece le bianco-blu del presidente del Nevo invertivano la rotta e grazie ad una difesa compatta e un attacco molto lineare riuscivano a ribaltare il punteggio per arrivare all'intervallo lungo sopra di 2 punti. Nella seconda parte dell'incontro le ragazze mantenevano la stessa intensità sia in difesa che in attacco e Bologna doveva quindi inchinarsi al cospetto di una squadra che sembra ora sulla via giusta. Diametralmente opposto invece il risultato dei ragazzi in promozione. L'atteso derby contro la Fulgor Fidenza si è chiuso con una sconfitta dei nostri per 73-41. Una gara che i biancorossi hanno dovuto disputare in estrema emergenza. All'assenza di Giraud e della Pina si è aggiunta anche quella di Querzola e questo ha fortemente limitato le rotazioni del quintetto biancorosso. Sicuramente la gara contro la più quotata Fulgor rappresentava già in partenza una partita difficile ma che, complice queste assenze, si è rivelata impossibile. Ora per i giovani Diavoli Rossi è giunto il momento di mostrare già dalle prossime gare di voler difendere a spada tratta questa importante categoria. Positivo sarà il rientro dopo 6 mesi di prestito alla Magic Parma di Michele Reboli, ala di grande talento che porterà sicuramente linfa nuova alla squadra. Il meteo per domani, giovedì 7 febbraio, cielo nuvoloso con piogge al mattino e possibilità di precipitazioni nevose fino a 200-300 metri. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con residue precipitazioni in esaurimento durante la serata. Le temperature saranno in flessione, le minime tra meno 3 e 2 gradi, le massime tra 3 e 5 gradi, i venti infine deboli. Vi lascio con la programmazione serale di RTA, si comincia subito dopo il TG intorno alle 20.45 e 20.50 col programma musicale Mille Voci al quale poi seguirà il nostro telegiornale. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata domani.